colpo sto campanellaccio. Che dobbiamo fare oggi? Brasato al barolo. No, brasato al barolo no, vedo pure il caffè. Questo è, il, allora, è quella marcia in più che daremo alla carne. Attenzione, il brasato va preso il magro, solamente il magro. Noi l'abbiamo messo, vedete, un pezzo di magro così di vacca, l'abbiamo messa con tutti i chicchi di caffè. Lo prendiamo, scusa, mi dai qua per cortesia? Ecco, caffè. Lo mettiamo, questo l'abbiamo lasciato un giorno con tutti i chicchi di caffè. Proprio un bel bicchiere di caffè, così. Lo mettiamo dentro, olio, mi dai il barolo? Sì. Sale e pepe? Andiamo, questa è la marinatura a freddo, attenzione, a freddo. Mettiamo il barolo, guardate. Poi cominciamo a mettere tutti gli aromi, questa è la marinatura a freddo. Sì, però, mi dai un po' di porro per piacere? Sì. Un po' di porro, questo è sedano, la carota, la cipolla. Porro. Vai il porro. Aglio metti buche tonnello, alloro, vai. Possiamo mettere quello che noi vogliamo. Sì. Noi facciamo buche e garni perché quando noi... mazzetto aromatico. Sì. Ecco, io come minimo un giorno lascerei, il giorno prima, con tutte queste marinature. Deve prendere tutti questi aromi e proprio assorbire questi aromi. Allora, una volta fatta questa operazione, prendiamo il lardo, ecco, se me lo prendi. Lo puliamo bene dell'eccesso, guardate, lo facciamo asciugare bene, scusami, dai qua un po' di carta, ecco, una volta, ecco, togliamo e deve essere proprio asciugato bene, così. Allora, Gennaro sta prendendo, eccoli qua, gettiamo via questi, portiamo la macchina 12, ecco. Prendiamo per lardellare, eccolo qui, diciamo, come si può chiamare? Molletta. Una molletta. Una molletta. Lo inseriamo qui. L'olio è caldo, signor Vissani. Un momento. Questa facciamo, la usiamo, no? La marinatura. Facciamo, scusa, mi dai un torcione, grazie. Eccolo qui, fino a dove arriva, e cominciamo a lardellare, e lo tagliamo, e facciamo tutti questi picchi, vedi, tutte queste incisioni. Sempre di qua, di là, di sotto, di sopra, con il lardellatore, eccolo qui. Una volta fatta l'operazione, prendiamo lo spago e lo leghiamo. Facciamo andare per 2 ore, mentre noi l'abbiamo già preparato. Sì. Questo lo possiamo togliere, grazie. Grazie, Gennaro. Prego, prego. Grazie. Allora, prendiamo il piatto, eccolo qua. Come facciamo questo ginaggio? Allora facciamo. Si sente il profumo del barolo, del caffè. Facciamo tipo un frappè. Panna. Ecco, lo prendiamo qui, ecco. Lo panna. Prepariamo per tagliare. Ghiaccio, panna e la salsa di cottura. Ecco, io vado a tagliare il mio brasato, guardate la bellezza di questo brasato. Inizia a frullare con... Ecco, guardate tutti i lardelli che vengono messi. Vai, hai finito? Guarda, la mia salsa. Eccola qui. Restringiamo la salsa, forza, dai, eccola, guarda, restringiamo la salsa. Metto giù il frappè io, Pronta la salsa? Come l'ha fatta? Questo sugo di cottura? Il sugo di cottura, l'ho ristretta tutta quanta, eccola qua. Scusa, Guarda. Ah. Guarda, eccola qui. Questa con che cosa l'hai fatta? Questa è panna, ghiaccio e salsa di cottura. Stessa salsa di cottura del brasato. Bravo. Scusa, pulisci il bicchiere? Sì. Pulisci il bicchiere, per piacere. Dobbiamo preparare qualche cosa. Rosmarino è qua, No, io prendo la mela cotogna. Dove sta l'affettata? Tu, via, eccola qua. Dai, l'ha preparato? Ce l'hai un po' di tartufo? Tartufo nero? Tartufo bianco, che nero. Ma sei terribile. Tartufo non c'è. Non c'è, lo so. Metti, vai, olio. Questa cos'è? Mela? Pera. Ah, ho messo l'olio? Sì, pera cotogna. Brasato.
Brassato al Barolo! Dove sta Caparello? Caparello! Brasato al Barolo. Tagliare il lardo a striscioline, salarle, peparle, lardellare il manzo, metterlo in una ciotola, coprirlo con il vino, quindi aggiungere tutti gli odori. Coprire il recipiente e lasciar marinare per una notte intera. Il giorno seguente, estrarre la carne dalla marinata, asciugarla, legarla in più punti con dello spago da cucina e infarinarla. Far scaldare in un tegame l'olio e il burro e farvi rosolare il manzo. Poi, togliere la carne dal recipiente, versare le verdure della marinata sgocciolate dal vino, farle appassire e quando la cipolla inizia a imbiondire, rimettere il manzo nel tegame, salare, pepare, farla insaporire e poi versare il vino della marinata. Mettere il coperchio e far cuocere a fiamma bassa per circa 2 ore. Far intiepidire la carne, affettarla e napparla del suo fondo di cottura passato al setaccio e fatto addensare sul fuoco. Il tocco di Bissani? Passare tutt'intorno alla carne chicchi di caffè e aggiungere alla marinatura un bicchiere di caffè. Al momento di servirla, accompagnarla con un frappè fatto con panna, ghiaccio e un po' di marinatura e guarnirla con pera cotogna affettata sottile e rosmarino. Genna, di che parliamo oggi? Peperoni ripieni. Chissà prima come facevamo senza peperoni qui, lì in Piemonte. Ma come, che dici, dai? Allora, iniziamo con i peperoni. Allora, peperoni ripieni è la classica ricetta che si usa in Piemonte. Praticamente il ripieno è tonno, capri, alici, ricotta, uova tutto a freddo, poi cotti nel fuoco e fai questo ripieno. Però noi l'abbiamo un po' rielaborato. Allora abbiamo preso dei peperoni gialli che li abbiamo fatti arrosto per farli alleggerire, si mettono in una placca in ferro, nel forno, piano piano si girano, poi quando sono veramente che si vede che la pelle comincia a sfaldarsi esternamente si mettono in un cesto, guardate come, così, fate conto che questo sia un cesto, largate così i peperoni, li mettete dentro e poi li fate chiudere in modo che il vapore e tutta la compressione che hanno del calore che va proprio sulla a sfaldare tutto quanto proprio si pulisce il peperone rapidamente, ma lo possiamo fare anche al vapore perché il vapore sicuramente dà meno pesantezza al nostro fatitico e mobile peperone. Fatitico peperone. In questo caso noi abbiamo preso i peperoni gialli, però anche quelli rossi, anche quelli verdi, cioè, secondo quello che vi piace di più, quelli carnosi, quelli più cicciotti. Allora, dai, via. Allora, tu mentre che allora, abbiamo messo nella casta trasparente 2 fettine di peperoni che le andiamo a battere delicatamente perché in modo non si possono sfaldare, ma poi perché noi andiamo, prendiamo dei gamberoni rossi e noi mettiamo dello stesso ingrediente, un po' per esempio, ecco, guardate, 2 capperi così, un profumo di capperi, mettiamo l'olio delle acciughe, un pochettino di olio, un po' di erba cipollina, intanto che le prepari i gamberi, un po' di pepe. Tutti questi fai la salsa tonnata, va sì, bene? Fai la salsa tonnata, bravo, fai la salsa tonnata, che noi ci viene da ridere. Ecco, lo lasciamo magari un po' di ore perché il gamberone non ha problemi. Io è vado, chiaro, posso? Come ha detto il grande Paul Bocuse, vai giù. Attorno. Chi mangia frutti di mare ha rischio e suo pericolo, perché ci sarà sempre un po' di sabbia e il gamberone poi ha più sapore. Allora, vai, facciamo la salsa tonnata. Che ci metti? Tonno, capperi e capperi. Tutto quanto bene. Allora. Uova, tieni. Mettiamo le uova. Uova sode? No. Ah. Che devi fare? Che fai? Mettiamo dentro. A me, vedi facciamo il passaggio. Una maionese Chiusa. Un po'. Ascoltami. Mettiamo dei passaggi. Ha fatto bene, una grande cosa, perché le uova delle volte possiamo avere dopo dei problemi. Fammi vedere. Iniziamo a emulsionare con l'uovo. Vai. Possiamo girare, emulsionare. Eccola. C'è questa l'involtino? L'involtino, scusa, no, lo devi fare tu, fammi vedere, io devo preparare il piatto, dai, pronti il piatto, vai. Prepariamo il piatto. Però, scusa, vieni qua, mi dai una ciotola, facciamo un po' questa ricotta? Allora, mettiamo qua, erba cipollina. Fammi passare. Scusa, Erba cipollina. Poi? Capperi, acciuga. Il ripieno, sì, bravo, ecco, vai. Lavoriamo con un cucchiaio. Ecco, erba cipollina. Hai messo un po' di pepe per piacere? Pepe. Hai messo? Aspetta, vieni qua, mettiamo sempre il goccettino. L'olio, vai. Non guardare. Ma che guardi?
Scusa, vieni qua. Sale poco, perché già... Sale, vieni qua. Pezzettino poco di tonno, che gli dà profumo, vai. Poco, poco. Avete... I capperi, ha messo i capperi. Non ha messo i capperi? No. La salsa? Sì, sì, vai. Dove la metto? Mettila strisciata qua, così, vai, bravo. Vai, mettila strisciata. Poi? La ricotta la mette due canne di ricotta? No, no, ce l'abbiamo... Siamo l'uovo? Sì, vai. Vai. Ci metti una puntina di quella che ti ho detto io? Se per, ecco. Cosa? Tra le tante cose. Ma no, dai, o l'olio. Olio, solo olio. Solo olio. Guarda. Metti un po' d'olio. Pepe? Pepe, 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 pepe. Pepe. Apri quel cappetto. Cappetto, eh? Ecco. Vedi? Bello. Come campanello? Perché campanello? Devo suonare il campanello? Come il succo è? Gambero? Peperone, ripieno di gambero o alla cocca di peperone. Bravo. Con la salsa tonnata. Bravo. Peperoni ripieni. Arrostire i peperoni, pelarli e tagliarli. Preparare una crema con la ricotta, l'erba cipollina, i capperi, tonno sott'olio a pezzetti, acciughe e pepe. Marinare per qualche ora i gamberi nell'olio delle acciughe insieme a capperi, erba cipollina e pepe. Disporre i peperoni sul piano di lavoro, spalmarli con la crema di ricotta, mettere un gambero crudo e chiuderli. Il tocco di Vissani? Adagiare al centro del piatto l'involtino di peperone, mettere un uovo alla coque e guarnire con un cucchiaino di caviale, salsa tonnata ed erba cipollina. Torta di nocciole, torta sì. Di nocciole, torta di nocciole, che devo fare, che devo fare, che devo fare? Allora. Dimmi. Scusa, torta di nocciole è un IGP, lo sai, è antiossidante, sì. Ma lo sai perché? La tonda gentile, perché noi lo dobbiamo prendere, perché se no ci si incastrano i ginocchi e non possiamo riuscire a camminare, capito? Lo sai? Quando ci facciamo un po' anziani. Beh, io lo devo via, io purtroppo... No. Vabbè. Allora, scusami, allora, parliamo della torta di nocciole. Allora, mettiamo burro, zucchero, uova intere, le dobbiamo montare, tritiamo le nocciole, sì. Le incorporiamo e poi 3 chiare d'uovo montate a neve. Però fa piano, che lì c'è un rumore, fa male sulla orecchia, per piacere, che poi dopo un po' solo, scusa, dai. E qui la mettiamo in forno, imburiamo lo stampo infarinato, lo mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Grazie. Allora, vai, prendiamo la torta di nocciole, eccola qui che l'abbiamo tolta dallo stampo, grazie. Scusa, mi dai per cortesia, prendi un piatto che dobbiamo montare sto dolce, guardate, eccolo qui, è umida, vedete com'è umida? Molto umida, si sente il profumo. Vedete anche la farina di nocciole? La torta, eccola qui, guarda, è già pronta, si sente, non lo sentite voi, però vi fa sentire il profumo di nocciola, questa nocciola gentile del Piemonte. Prepariamo il dolce, mettiamo lo stampo e abbiamo preparato una gianduia, una... E andiamo a preparare anche la salsa di carciofi. La salsa di carciofi abbiamo messo, eccoli qua i carciofi. Dicevi Sani con la gianduia di carciofi. Vi dico che ci sta benissimo ed è squisita. Prendiamo i carciofi, togliamoli della parte esterna, li mettiamo a bagno con un po' di bucce di arancia, le bucce di limone, la parte gialla, e lasciamo lì per due o tre giorni, in modo che possano levare questo amaro forte del carciofo. Lo prendiamo, lo facciamo cuocere con un po' di acqua e zucchero a fuoco basso e poi la frulliamo, eccola qui la salsa, vedete, eccola qui, mentre che Gennaro sta preparando lo stampo, lo stampino, abbiamo messo il fondo della torta di nocciola, la gianduia che abbiamo fatto questa ganache, però considerate che stiamo con i riflettori, dunque la gianduia si può sfaldare, si può, abbiamo veramente, e gianduia al sale, prendiamo il sale maldo, vede, mettila bene la gianduia, bene, ecco, mettiamo la torta di nocciole. Abbiamo uno stampo, si possono trovare comunemente anche nella grande distribuzione se voi andate a casa, perché si possono, e possiamo preparare un dolce. Non pigia! Che pigi?
Allora, metti... la mettiamo sotto? Oh. No, no, tu adesso mettila lì in quel modo, fammi vedere, ecco, vedi, adesso metti ancora gianduia sopra, sì. Metti ancora gianduia sola, sopra, e taglia un bel pezzettino, sta attento che... Vai, ecco, bravo, bravo, dai, bravo, così, vai, ecco, vai. L'ha messa? Sì. L'ha messa precisa? Precisa. Non ci credo, l'ha messa precisa? Va bene, pronto, vai, ecco. Salsa di carciofi? No, no, aspetta, prendi la salsa di carciofi, sì. Prendi la salsa di carciofi. Devo fare, ecco, questo cos'è? Questo cos'è? C'è cacao. Bene, è cacao sicuro? Sì. Allora, togliamo questo. Fermo, sta fermo, che fai? Dove vai? Allora, prendiamo questo. Questo è cacao, mi hai detto, vero? Sì. Qui andiamo... Andiamo a... Leggermente, dobbiamo fare... Ecco. Scusa. Questo mi sa che a casa... Semplicissimo, vedi? Gli abbiamo dato una forma, eccola qui, vedi? Un concettino di bagno forse sarebbe stato meglio. Vabbè. Tu siccome che sei frettoloso, ma sempre, è la tua diagnosi proprio, no? Scusa, Dai, mettiamo la salsa carciofi. La salsa carciofi. Io devo trovare anche... Vai. La salsa ai carciofi, ha preso la salsa ai carciofi? Apposta. E poi mettiamo, vedi, dammi un po' di sale, la salsa ai carciofi l'ha messa, vedi? Ecco, mettiamo un po' di sale sulla gianduia, scusa, mi dà una fogliettina di mente, no, che pepe, dammi già gianduia, ecco. Ma guarda, oh, ma dico, sei pure spiritoso, dai, guarda, anche questo, guarda. Olio sì, vero? Ecco, olio che? Che olio? Olio no. Ma che olio? Perché olio? No. Il cioccolato col sale. No. Perché? Scusa, Dove sta? Eccola qui. Scusa, eccola qui. Goccia di? Questa è la salsa di mirtilli, no? Vedi? Vai, vai, vieni qua. Dove vai? Vieni. Spaccate il piatto, spaccate. Ma che te ne vai? No, questa, allora, questa è la? Ah, la pulì. Questa pulì. Devi pulire pure il piatto. Lasciamo così. Questa è la torta di nocciole. Di nocciole. È rivisitata, oh, però è semplice, dai, è semplice. Grazie. Torta di nocciole. Amalgamare bene il burro con lo zucchero, i tuorli d'uovo, le nocciole tritate finemente e gli albumi montati a neve. Mettere il composto in una teglia imburrata e infarinata e cuocere a 180 gradi circa per 40 minuti. Lasciare intiepidire la torta, sformarla e tagliarla a quadretti. Preparare una ganache con la panna, la gianduia e il sale Maldon. Pulire i carciofi, tagliarli a spicchi e lasciarli in acqua aromatizzata e acidulata con il limone e l'arancia. Mettere in un pentolino i carciofi sgocciolati, mentuccia fresca, acqua e zucchero. Far cuocere per una ventina di minuti e frullare. Il tocco di Vissani? Montare in uno stampino al centro di un piatto quadratini di torta di nocciole e ganache di gianduia. Passare della polvere di cacao ai lati. Guarnire con sale Maldon, menta, una fragola tagliata e gocce di salsa di mirtilli. Oggi che parliamo? Crema di patate. Crema di patate e porri. Allora, tu devi sapere che la patata oggi, sai, ha preso il posto del Tappenhamburg, attecchito nel Piemonte, addirittura proprio alla fine del 1900, dunque Re Sole si portava i fiori delle patate sopra qui, tu lo sapevi? No. È vero, te lo dico io, si portava come ornamento del cappello e addirittura le custodiva tutte queste patate in un modo talmente... ha messo delle guardie che nessuno doveva toccare questo orticello. Facciamo questo porro bellissimo e poi mettiamo le patate che abbiamo già tagliato. Ecco, le patate vanno sempre sgocciolate, messe su un panno e asciugate. Allora, porro, patate, abbiamo già versato la panna al salmone nella ciotola. Ah, sì. Che andremo ad aggiungere la crema di patate a metà cottura. Bene, bene. Mi raccomando, senza friggere. Allora, abbiamo messo dell'acqua, eccola qui, sta bollendo. Io metto del liquore al cacao, eccolo qui. Vedete? Liquore al cacao. E poi mi dai una ciotola, eccola qui. Olio. Aggiungiamo la panna al salmone. Vai. Uno spicchio di aglio. Hai inserito la panna al salmone, piano piano, e lo facciamo andare. Bravo. Allora, noi stiamo preparando il nostro quid.
eccolo qui, liquore al cacao, olio d'oliva, un profumo di aglio, uno spicchio per dargli una profumazione. Porro, signor Vissani. Sì, dammi una ciotola. Porro d'uovo marinato? Al cacao, olio. Uno spicchio d'aglio pure, no? Sì, sì. Tu sta una frusta, ma dai una frusta? Metto un po' di sale, leggermente. Ecco, batti. Questo è l'albume. È l'albume, lo devi battere, sì. Ecco. Bolle, bolle. Bolle, va bene, va bene. Abbiamo fatto già la crema, vero? Fammi vedere. Questa qua è quasi pronta. Questa invece è il risultato finale. Ecco, vedi, scusa, che ci vuole? Frullata, passata allo chinois. Vai, allora. Che deve essere molto liscia. Prendiamola, sistemiamola. Questa la togliamo. Guarda, ci voleva tanto? Ma tu sei veramente, guarda. Vai. Stai che stancato? Io no, assolutamente, perché mi devo stancare. Guarda, abbiamo messo i rossi d'uovo a marinare. Ecco, prendi la crema, vai. Metto giù la crema, eh? Questa è la crema di patata e porro. Con panna al salmone. Allora, questo è acqua e cacao. Mi fai delle quenelle, per piacere? Di bianco d'uovo. Dai, allora... Faccio le quenelle, aspetta, questo aspetta. È un'operazione difficilissima. Ecco, aspetta. Abbasso? Lo mettiamo in acqua e cacao, il mio rosso d'uovo. Ecco. Vieni, mettilo al centro senza rum. Lo metto io al centro. Fermo, aspetta, sì. Vai. C'è pure fortuna, eh? No, fortuna no. Fortuna. Vai, rosso d'uovo, fai quell'operazione con il cacao, sì. Leggerissima, non pesante. Non pesante. Pia un torcione. Però sta crema di patate è diventata impegnativa. Vai. Le metti intorno al piatto queste palle di neve. Qui? Sì, intorno qui. Vai. Bravo, così. Vai, ecco, a scalare. Piegale, vai. Gira. Gira. Vai. Sì, ma... Vai. Sopra. Oh. Dammi il campanello. Dammi il campanello. Beh, che dire? È una cosa semplice, no? Grazie, ci vediamo. Crema di patate e porri. Affettare sottilmente sia le patate sia il porro e farli rosolare in una casseruola con burro e olio. Lasciare insaporire, versare il brodo e cuocere per una mezz'ora. Aggiustare di sale e di pepe, aggiungere la panna al salmone, frullare e passare alla chinois. Mettere sul fuoco un pentolino con acqua e liquore al cacao. Adagiare due tuorli in una marinata di liquore al cacao, olio extravergine d'oliva, aglio, sale e pepe. Montare gli albumi a neve e preparare delle quenelle. Far scivolare i tuorli d'uovo nel pentolino sul fuoco, tenerli un paio di minuti e scolarli. Allo stesso modo far cuocere le quenelle, tirarle su e appoggiarle su un panno da cucina. Il tocco di Vissani? Versare nel piatto la crema di patate, appoggiare un tuorlo d'uovo, spolverare di cacao e mettere sul bordo del piatto le quenelle. Più piccolo, ho detto la schiumarola piccola, quella è un ragno. Ma come si fa? Come si fa? Eccoci qua, campanello che me. Oggi parliamo di polenta. Sei sulla costiera romagnola, facciamo tanto la polenta, okay. Sulla costiera romagnola è un piatto di recupero. Avanzava il sugo con le seppie, avanzava la polenta praticamente con gli scarti che si faceva. Era la polenta dura che era avanzata perché era questa polenta un po'
diciamo, pesante e si metteva sopra, si faceva prima brustolire e si metteva questo sugo con le seppie perché dovevano dare abbondanza, erano tutta gente che lavorava, poi ricca, la Romagna ha tenuto sempre proprio botta su questi discorsi che sono sull'economia, infatti è una delle regioni più ricche d'Italia, tra parentesi. Possiamo bollire il brodo? Noi a questo punto, appena che vediamo che è quasi cotta, proprio quasi che vediamo che raggiunge, sì, però la polenta, 40 minuti di cottura. Ecco, la polenta non è buona quando, è quando si fa nel pagliolo di rame e si fa sul fuoco e si fa quella crosticina esterna proprio che va a toccare, e quella è la cosa più buona perché è quella che ti dà la sensazione piacevole. Una volta fatta la polenta, noi andiamo ad aggiungere il nostro nocino, facciamo che sia pronta e noi mettiamo il nocino dentro, che prende questo aroma proprio di noci. Ecco, a questo punto abbiamo già cotto, noi l'abbiamo già preparata, eccola qui, perché ci vuole un po' più di tempo, eccola qui. Una volta fatto questo, noi andiamo a preparare in una casseruola le seppie che abbiamo messo a marinare e le abbiamo fatte a piccoli dadini con un po' di nocino, guardate. Possiamo mettere un po' di aglio, un po' di olio e facciamo una piccola marinatura che deve prendere tutto il sapore, eccola qui, vedete? Senza sale, perché il sale poi a un certo punto mettiamo, ecco, senza agrumi, eh? Ecco, è calda, qui mettiamo un po' di aglio, un po' di peperoncino, una foglia di lauro, pezzettino, goccettino di olio, prendiamo delle noci, le tritiamo, ecco, e poi è chiaro che un conto, ecco, le mettiamo qui dentro, eccole qui, ci mettiamo un po' di seppie, è alta la casseruola, sì, sì. Sì, vai la polenta e poi mettiamo un po' di piselli, perché? Perché sono cariche di acqua, mettiamo i nostri piselli già lessati, così, ecco, mettiamo un po', pochissimo sale e un po' di pepe, vai, dammi la polenta, eccola qui, prendiamo un piatto qua, mettiamo qui che è bianco, metti la polenta, grazie, sentite il profumo del calamaro, del nocino, sentite proprio, ah, che meraviglia. Ecco qua il piatto, anzi no, ci andrà bene un po' di rosso, scusa, rosso, pomodoro. Bravo, il pomodoro che... Scusa, il pomodoro, perché tu pomodoro, come mai, sei napoletano, non ce lo metti il pomodoro? Ecco qua, chiaro che non è una polenta tagliata con lo spago come si fa in Nat Italia, la nostra polenta è molto più, diciamo, un po' più liquida e rispetto al piatto romagnolo, cesenatico, perché era gente del mare che usava il recupero della polenta quando c'era questo zoccolo di polenta molto che si raffreddava in queste teglie allontanate dalla luce, proprio era dura, la dovevano fare sulla griglia, poi mettevano questo sugo di seppia avanzato e la mettevano sopra, dunque era un gran mangiare, un piatto di recupero. Noi invece l'abbiamo fatta in modo diverso, abbiamo fatto questa un po' polenta liquida e all'ultimo momento abbiamo messo del nocino, abbiamo messo queste seppie tagliate a piccoli dadini, non c'è bisogno di farle cuocere molto perché hanno una percentuale di acqua, abbiamo messo dei piselli e delle noci tritate proprio per richiamare anche il nocino e poi abbiamo messo la decorazione di questi pomodori per dare il colpo di rosso, tanto per mangiare, ma ecco qui il piatto per la Romagna. Romagna, Cesenatico, è tutto lizio, l'evoluzione della polenta con le seppie. Ciao! Polenta con seppie e piselli.
Mettere sul fuoco una pentola con l'acqua, al momento dell'ebollizione salare e versare a pioggia la farina di mais, mescolando continuamente perché non si formino grumi. Abbassare la fiamma e continuare a mescolare. Pulire le seppie, lavarle e tagliarle a pezzetti. Scaldare l'olio in un tegame e far soffriggere la cipolla affettata sottile e gli spicchi d'aglio in camicia leggermente schiacciati. Quando il tutto prende colore, scartare l'aglio e versare le seppie, salare, pepare e farle insaporire. Bagnare con il vino bianco, farlo sfumare e continuare la cottura per circa 3/4 d'ora. Aggiungere i piselli sgranati, mescolare bene e far cucinare ancora 1/4 d'ora. Il tocco di Bissani? Sulla polenta mantenuta un po' fluida, versare un condimento di seppie crude marinate al nocino, scottate in un padellino con olio extravergine d'oliva, alloro, peperoncino, noci tritate e piselli lessati.